Ci sono alcuni momenti nella vita che si ricordano, altri che si dimenticano. E ci sono alcuni momenti che... Cazzo, se te li ricordi! Era tutto partito con una semplice festa, un po' d'alcol e qualche risata tra amici, un capannone, ma poi... Sì, certo. Senti, Dennis. Che c'è, Basil? Lo sai che Walter non vuole che metti i piedi sul tavolo? Sì, lo so. Dennis, potresti gentilmente mettere giù i piedi al tavolino prima che Walter mi licenzi? Perché? Come perché? Dai, non fare il bambino, lo sai che messo così fai sembrare questo posto un'osteria. E allora? E allora la gente non viene se vede ogni giorno uno come te seduto così dentro il locale. Beh, ci sono tanti altri bar dove possono andare. Ah, lasciamo perdere. Te la vedrai con Walter. Ecco, ho messo giù i piedi. A proposito, ti è caduto questo? Sei cascato, Portami un'altra. Ah, ma è già la quarta oggi. Lo so. Non puoi prendere qualcos'altro? Ma che stai dicendo? Non so, magari qualcosa che non contenga alcol. Culattone. Secondo te Attila, quando invase Costantinopoli, alla fine della battaglia andò a berci un caffè al bar? No, perché nel 400 non esistevano ancora i bar. Esattamente, quindi vai a prendermi un'altra birra. Anzi, fai due, così ti siedi e la bevi insieme a me. Ho smesso di bere 5 anni fa. Allora vai, siete. A proposito, quanti anni ha tuo figlio? 15 settimane. Vedi per caso una calcolatrice a posto della mia faccia? Quindi, circolare. Cazzo, ero veramente spallato ieri dopo 100 euro in shots. È stato il party migliore che avevo. Non esiste posto migliore del country per organizzare una festa da adesso. Desidera qualcosa? Prendo cornetto. Va bene. Dove si trova? Che? In the country. A Redwood in mezzo ai campi. E sai quanto viene l'affitto per una serata? I don't know, maybe 150 euros. Cazzo, ma è pochissimo! Perché ti interessa? Non vorrai mica organizzare una festa. Beh, io... Che cazzo vuoi organizzare? Guardalo! Sembra uscito da Matrix. Ma che cazzo stai dicendo? Potrei organizzare una festa mille volte migliore della vostra fottuta rimpatriata tra checche. Alright, allora provaci. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar.
whiskey bar. Oh, don't ask why. Sarà la fine del mondo. A paralia che fosse scappai, evero da Keba. Volevo sapere se mi poteva affittare questo posto. Ma sentiteci sempre qua. Scusi, come? Oh, mi scusi, credevo che fosse mia moglie. Cosa vuoi? Temo di non aver capito niente. Ah, mi scusi, è che sono abituato a parlare in dialetto con mia moglie Mary. Ah, volevo chiederle, signor Marcus, se mi poteva affittare il capannone per una mega festa. Mi dispiace, è occupato. Ma non le ho detto quando. Senti, il capannone che affitto deve essere ristrutturato. Ci manca il portone, ha qualche foro nel tetto. E in questi giorni c'è sempre piovuto. Potrebbe recare danni ai vostri aggeggi elettronici. Stia tranquillo, non può piovere per sempre. Senta, è meglio che non faccia la festa qui. Perché? Se ce n'è stata una l'altra sera. Ah sì, ma erano tutte dei bocce. Cosa? Ah, mi scusi, volevo dire erano dei ragazzini. E con questo siamo noi più figli cazzo. Noi abbiamo le palle di bere e scazzottare fino al delirio. Quei fottuti bambini del 98-99 che si credono più fighi rispetto alla loro età, ma che vadano a fare in culo. Senti, non sono i ragazzini a essere cambiati, ma il paese. In che senso? Ascolta, c'è una cosa che devi sapere su questo posto, più precisamente su The Country. 7 anni fa, questo capannone non era un deposito di cerfusaglie come lo è adesso, ma era una conosciutissima e affluatissima discoteca. Poi, la notte del 24 agosto 2007, ci fu una partitura d'alcol contaminata, non si sa di cosa. Gli invitati che l'assunsero morirono, ma non tutti. Un gruppo riportarono delle orribili conseguenze. Si trasformarono in esseri mostruosi, con sete di sangue e voglia di carne umana. Ma solo dopo il 12° ritocco. Durante il giorno queste persone sembrano apparentemente normali, ma dopo, a mezzanotte, diventano una specie di morti viventi in cerca di prede umane. Ma è su 150, vero? Che? 150 euro viene la fine. Ma non hai sentito cosa ti ho detto prima? No, sinceramente no, mi sono perso quando ho iniziato a parlare su questo posto e... Ma 150 euro non vanno bene. Senti, non è una questione di soldi, è che i ragazzini sono venuti e hanno terminato la festa alle 10. Che sfigati, e poi si credono fighi. A proposito, dovremmo fare un bel po' di lavoro qui, perché c'è un sacco di roba da sistemare. Prima di tutto non è questo il capannone per l'affitto. Ah no? E ti ripeto, non puoi stare qui fino a dopo mezzanotte. Senti, lo so che davanti Danny Strand, il re delle feste, ma non sarà nulla di che una festa tra amici. Ma non capisci che se stai qua fin dopo la mezzanotte verrai assalito da un'orda di zombie. Ma non sarò mica solo? Just what is it that you want to do? Perché ho iniziato a parlare tipo di zombie, tipo stronzate del genere. Sembrava un personaggio salto fuori da... come si chiama quel regista che fa il film sugli zombie? George Romero. E come si chiama? George Romero. Bene, allora ti posso prendere verso le 2:30? Oh, non problema. Quale? Qui ha ghiacciato. Davvero? Sì, è tutto ghiacciato. Se vieni fin qui, dopo vengono fuori casini e non vorrei mai dominarti la festa. D'accordo. Se sali di ghiaccio, vieni a fare un giro, tanto sai dove è The Country. Ok? Allora ci vediamo stasera magari. Stavi bene, ciao. Desidera qualcuno?
Sto cercando Richard, sa, stasera faremo una delle più grandi feste di sempre. Inizieremo a comprare gli alcolici, sistemiamo un po' il posto e si preannuncia una notte brava ricca di vizi del celibato, dove si berrà vodka fino al coma etilico e nessuno ci potrà fermare, neanche un'orda di zombie famelici, perché saremo invincibili dopo le quintalate di alcol. Richard si trova in terrazza sopra il bar. Molte grazie. Sì, è un buon prezzo, ma per ricavarne degli utili dovrei acquistare il 50%, il che mi renderebbe socio di maggioranza. Beh sì, questo implica un grosso rischio, ma non vorrei che poi andasse a finire come l'altra volta. Sì, beh, quindi credo che abbiamo raggiunto l'accordo. E quindi potrei dire che... Gesù Cristo! Pronto? No. Sono la Tiffy, la segretaria di Richie Rich. Lasciate pure un messaggio. Tequila manetta! Pronto? Pronto? Grazie, Dennis. Davvero, grazie. Mi hanno dato a puttane mesi di trattative. E adesso avrò perso migliaia di euro. Ah, non me ne parlare. Io sono di guadagnare 20.000 euro al mese come mio papà. Perché tuo papà guadagna 20.000 euro al mese? No, ma anche lui sogna. Come stai, amico mio? Stavo meglio prima che arrivassi tu. Sei sempre solito spiritoso, Richie Rich. Ti ho detto un milione di volte che non voglio essere chiamato così. Oh, andiamo, Rich. No. Richie Rich, ma cosa ci fai qui? No, piuttosto, tu che ci fai qui? Non hai sentito? La banda sta per riunirsi. Di che banda stai parlando? Io, te, Dalton, il povero Eddie, la banda, Fantastici 4, i quattro moschettieri, Biancaneve e i quattro nani, insomma, la banda. In realtà i nani erano 7. Ah, nessuno sa quanti fossero in realtà, le favole sono piene di imprecisioni. Sì, Dennis. Esatto, la banda si riunisce. E per cosa? Beh, avrei pensato di organizzare una piccola festicciola, una cosa intima, solo noi quattro, e giusto un po' d'alcol. Quanto alcol? A fiumi, tre molti tavolini! Oh, Dennis, ma non cresci mai! Cosa? Ma sono dovuto persino cambiarmi il cappotto. Già, e dov'è che vuoi fare questa festa? Beh, avrei pensato di organizzare il tutto in un paesino non lontano da qui. Più precisamente, al The Country. Grande Giove, Dennis! Cosa ci fai qui? Ah, Eddie, amico mio, sono qui per portarti una lieta novella. Che? Sembrerebbe che la vecchia banda si stia per riunire. Che intendi? Io e i ragazzi stavamo pensando di organizzare una mega festa da Despo al The Country e vorremmo sapere, sei dei nostri? Certo, Dennis, però dovrei prima sentire mio capo. Che fai, pulisci ancora il culo alle vecchiette? Assistenza anziani, comunque no, lavoro a GameStop. È un negozio videoludico. Vendo videogiochi. Ah, che figata. Comunque, come sta Nancy? Ci siamo lasciati 2 anni fa. Sì, lo so, mi chiedevo come stava. Bene, credo. Quindi è fatta, sei dei nostri? Beh, ma ti ho detto che prima devo... Ah, devi chiedere al capetto. Sì, se mi mette il turno di notte domani sarò distrutto per tutta la giornata. Ah, non me ne parlare, io ho talmente tanto sonno arretrato che faccio ancora i sogni in lire. Ma ci sta anche Dalton. Certo, perché non dovrebbe starci anche se la macchina è piccola, no? No, intendevo dopo quella cosa che era successa alla discoteca, lui. Ah, questione risolta, quindi vi posso prendere la stazione alle 2 in punto. Ah, guarda che non è chiuso bene il bauletto della moto. Non si vede, budino? Cosa? Welcome, beyond the new, welcome, Sintao. Cosa? Sì, l'ultima me la sono inventata. Come sta il mio Dalton preferito? Dennis, come hai fatto a entrare in casa mia? Beh, ho ancora le tue chiavi. Ma se mi sono trasferito 2 volte? Sì, e io l'ho sempre saputo. Che cosa vuoi? 4 ragazzi, 3 quintali d'alcol, 2 casse da 1000 watt, 1 capannone, che la battaglia abbia inizio! Non siamo più dei ragazzini, Dennis. Oh, andiamo, ogni volta ti svegli, vai al lavoro, fai le tue 2 reti di nuoto sincronizzato.
Guarda che fare nuoto sincronizzato fa bene alla circolazione e fa anche un po' da culattone. Avanti, amico mio, spaccheremo il mondo! Tu davvero pensi che mi fidi di te dopo quello che mi hai fatto? Oh, andiamo, Miss Marple, il braccio non è guarito. No, 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 no. Non c'entra il braccio, tu mi hai abbandonato. Oh, andiamo, Miss Marple, non ti mancano le risate tra amici? Le bevute, le scazzottate che facevamo da bambini contro quei bulli che ti urlavano signorina. Non capisci che devi andare avanti e smetterla di comportarti così? Così come? Hai mai sentito parlare di progresso, di maturazione? Se cominci ad andare avanti, invece che tornare indietro, magari può rivelarsi più proficuo l'avvenire. Sì, ma non sempre ciò che viene dopo è progresso. Conosci Manzoni? Chi? Hai appena citato un aforisma di Alessandro Manzoni. Sì, perché anche se sono rimasto indietro nel tempo, come dici tu, la guardo ancora la TV. Ascolta, Dennis, potrei anche darti ragione, ma poi saremo in due ad aver torto. Io ho una famiglia, un lavoro, non posso lasciare tutto e andare a ubriacarmi così, come se non ci fosse un domani. Quindi? Ma dai, non farei sul serio. Sai una cosa? Tu sei invidioso. Sì, tu hai la tua casa, la tua famiglia, i tuoi cioccolatini, ma non hai quello che ho io. E tu cosa hai, Dennis? La libertà. Allora, Eddie, tu di cosa ti occupi? Io lavoro nel settore videoludico. Dovrebbe essere un settore che ne risente della crisi. Ma che vai dicendo? Le azioni delle aziende come Konami ed Electronic Arts sono in forte rialzo. Tu invece, Dalton, che lavoro fai? Io sono nel diritto commerciale. Favorisco l'ascesa di grandi catene industriali. Grande Giove, che fortuna. Tu sì che hai proprio un bel lavoro che dà progresso. Non è poi così gratificante se si pensa che si va a privare i piccoli imprenditori delle loro attività. Starbucchizzazione è dappertutto. Già, torniamo all'antico e sarà un progresso. Sagge parole. Già. Tu che lavoro fai? Io faccio il trader. Mi va di lusso. Non ho un capo, non ho orari. Sono uno spirito libero. Patetico. Assurdo. Fantastico! Le azioni sono salite del 7%! Guarda i miei tre coglioni preferiti! Come state, ragazzi? Non male. Alla grande! Avanti, mettesi anche un po' di grinta, siamo nel nostro cerchio dell'amicizia, vi ricordate? Sì che lo ricordate, avanti, guys, si va al The Country! Forza, stronzetti! Dennis, ma almeno sai la strada. Allora, seguiamo tutta Ida, poi svoltiamo verso Sanford, proseguiamo per 3 miglia verso Fairhavens e poi dritti a Redward. Redward? Ma è in campagna? Sì, esatto. Non possiamo andare in un posto più vicino? No. Non possiamo andare in un bar? No. Abbiamo qualche alternativa? No! The Country è il posto giusto per una mega festa di rimpatriata. Scusa Dennis, ma non sarebbe meglio che passassimo per il Valley per andare a Redward? Che problema c'è, Budino? Hai mai preso una scorciatoia? Andiamo! Ma non ci sono le cinture qui dietro? E a che servono? Si parte! Lo sai che c'è un limite in questa strada? Oh, sì! Attento! Ho investito qualcosa. O qualcuno. No, il paraurti, no, il paraurti, no! Che culo! Ma cosa? Che cazzo? Non ci posso credere! Le azioni sono di nuovo in calo. Bene, torniamo dentro. Ma hai appena investito uno? Sì, e si è rialzato. Ma sta bene, speriamo solo che non ci sia preso un ritarga.
Avanti, Dalti, aspettiamo solo te. Cosa c'è, Dennis? Ci sono problemi con la macchina? No, è che avevo finito la benzina, quindi si va a piedi. Paia, Dennis. Oh, avanti, Dalton, non fare il dromofobico. Sai almeno cosa vuol dire? No. Allora smetti di parlare a Vanvera. Tranquillo, Miss Marple, siamo venuti qui per divertirci. Te stai spassando, te stai spassando! Cioè, hai sentito che musica? Questa non è musica, è spazzatura. Senti come bomba! Cosa? La musica! Perché non balli un po'? Non posso, sto controllando la borsa di Tokyo! Che figata di musica, Dennis! C'è un bel sound, eh! Grande Budino, tu sì che te ne intendi, più d'alto! Sì, ma sai l'altro come ha fatto? Lui è una persona colta, a lui piace la musica classica, la musica jazz. Ah, io odio le persone che credono di essere colti guardando Mozart, senza aver visto mai i suoi dipinti. Ma Mozart è un musicista. Ah sì? Eh sì, perché non facciamo un brindisi? Già, è una bella idea! Ascoltate, amici, voglio fare un brindisi! A noi! Per una lunga amicizia e... Cosa diavolo stai facendo? Io non bevo più alcolici, Dennis. Cosa? Non ci posso credere che una persona della tua stazza si metta a bere della fottuta H2... Oh. H2O. È come se uno squalo mangiasse solo marshmallow. Ehi, ma questo non ha senso. È quello che sto dicendo. Senti, io non bevo più alcolici da quella volta che mi hai abbandonato al Beehive con un braccio rotto e... E 30 grammi di cocaina. 80 grammi di cocaina. Mi hanno arrestato e io ho dovuto vedermela con la polizia per la tua fottuta droga. È già durata abbastanza questa pagliacciata. Io chiamo un taxi. Richard, vieni con me? Come vuoi. Oh, andiamo ragazzi, non parlerete mica sul serio. Tu vieni, Eddie? Beh, ecco io. Eddie, per favore, non vorrei sentirmi in colpa rischiando un tuo futuro come etilico stando qui con Dennis. Ehi, cosa intendi dire? Lo sai benissimo cosa intendo. Tu ci hai portati qui solo per bere. Non siamo qui come tuoi amici. Siamo solo un espediente per la tua smania ed alcolismo. Espediente? È una parola buffa. Dennis Trent e i suoi espedienti. Per favore, Dennis. Pensi solo a far festa e all'alcol. Hai mai pensato a quante persone muoiono alcolizzate? Certo, ma tu non ci hai mai pensato a quante persone non sono nate grazie all'alcol? Smettila di fare ragazzino e scendi nel mondo reale. Ma non potete andarvene, oggi è il nostro anniversario. Non abbiamo mai avuto un anniversario, Dennis. Sì, beh, io chiamo. Mi dispiace, tutte le linee sono occupate. Che? Mi dispiace, tutte le linee sono occupate. Cosa c'è, Dalton?
Non capisco, tutte le linee sono occupate. Richard, te riesci a contattare qualcuno? Non ho campo, mi è sparito anche il 3G. Ma cosa diavolo sta succedendo? Aspettate, e se andassimo a fare un giro per il villaggio, magari potremmo chiedere a qualcuno del posto. Non male come idea. Ed è anche l'unica fattibile. Ma chi è che conosce il villaggio? Dovremmo proseguire dritti per questa strada. Ne sei sicuro, Dennis? Certo. E allora che si fa? Dennis dice di proseguire dritti per la stradina. Che hai detto? Si va allora. Ehi, Dennis, ma quello non è... Jimmy Serpente. È bigamo. Ha soffocato l'ex ragazza all'età di 15 anni e ha inventato un passo di disco music. Ti ricordo che è anche la stessa persona che ti ha venduto la droga al Beehive. Magari lui sa cosa sta succedendo. Potremmo provare a chiedergli. Aspettate, Jimmy il Serpente non è quello che si è bruciato i neuroni a quel rave nel 2009 in Grecia? No, chi te l'ha detto? Aaron Aronson. Ah, ma allora è quello che diceva che i cani non possono guardare in alto? Non possono guardare in alto. No, non possono. Sentite, non è questo il problema principale. Ora dobbiamo andare lì e chiedergli cosa dobbiamo fare per andarcene. O dove trovare una riserva di benzina. Esatto, quindi andiamo. Ehi, un momento, potrei andare solo io, così intanto voi vedete se riuscite a ricevere sul cellulare. Ma sei sicuro di capire che cosa succede? Certo, io e Jimmy avevamo un nostro codice segreto per discutere lo scambio di generi erbacei e non. Andrò da lui e mi dirà tutto quello che sa su questo posto. Ehi, Dennis, chiedigli solo cosa succede. Non azzardarti a comprare della droga, hai capito? Che problema c'è? Non ti fidi, Dennis Trent? Ce l'hai un po' di droga? Faccia più lo spacciatore, Dennis. No, perché? Non ti piaceva. Ma vedi che la gente è diversa? Sì, se no sai che monotonia, tutti uguali. Non ce l'avevo neanche il gusto di fare... Non capisci, andartene da qui. Le cose sono cambiate. Lo so. Cosa sai? Qualcosa. Qualcosa cosa? 7 anni fa delle persone sono state contaminate da una partitura d'alcol e si sono trasformate in zombie. Non sai quello che dici. Allora dimmi cosa succede. Non sono gli zombie, sai almeno cosa sono gli zombie? Sì, sono tipo... Ah, cervello, cervello. Gli zombie sono cadaveri che escono sottoterra e cercano mani a fare a pezzi, camminano lentamente. No, non è vero. Cosa? Non camminano tutti lentamente. Che? Sulla terra dei morti viventi gli zombie correvano. Ascolta, te ne devi andare, dopo mezzanotte le persone, come le vedi, non sono più le stesse. Ok, allora vieni con noi. Cosa? Sei qui con qualcun altro? Sì, con i miei amici. Ehi, amici! Cosa diavolo ci fate voi qui? Ma niente, siamo solo 4 amici che sono usciti insieme e che si divertono. Cosa? Abbiamo affittato un capannone per fare una festa al The Country. Cosa? Avete affittato un capannone a Marcus Carter? Sì, perché? Cazzo, vi ha fatto qualcosa da mangiare? Stiamo facendo una festa, non un banchetto. Stai mai a sentire, non devi fidarti di quello che ti dice Marcus. Lui non è quello che sembra. È gay? No che non è gay, la storia che ti ha raccontato è solo una copertura. Per cosa? La verità è un'altra. Aspetta, non è niente che vale 10 euro. Ragazzi, ragazzi, sono riuscito a telefonare alla polizia. Grande, Richard. Presto, metti viva voce. Sì. Sergente, come posso essere utile? Agente! Sergente! Sergente, io e i miei amici siamo bloccati a Redford, vicino ai capannoni The Country. Non siamo riusciti a contattare nessuno e la nostra macchina ha finito la benzina. Quindi lei vuole che ora venga a prendermi fino a Redford perché vi siete dimenticati di fare la benzina alla macchina? Beh, sì. Cosa? Bene, siamo nelle mani di gente competente che ci protegge. Forse è caduta la linea. Cosa? Come va, ragazzi? Quanto ci hai messo per chiedergli qualcosa? Sei riuscito a scoprire qualcosa, Dennis?
Sì, le persone dopo mezzanotte si trasformano in degli zombie assetati di sangue che ti rincorrono e ti mangiano il cervello. E Marcus tiene delle taniche di benzina vicino al capannone. Zombie? Assetati di sangue? Marcus tiene delle taniche di benzina? Non preoccupatevi, finiremo la festa al The Country, ve lo garantisco. Sai, questo posto mi ricorda un po' il Canada. Come vuoi ti ricorda il Canada? Ma tutto questo verde, con tutte queste casette, con i loro giardini, senza recinzioni. Ma come fai a non sapere com'è il Canada? E tu invece come fai a saperlo? Non ci sei mai stato? Sì sì, ma via foto. Senti Dennis, smettila con le tue stronzate. Prendi quelle taniche di benzina che ce ne andiamo da qui. Ma dai Miss Marple, ho portato due casse di birra e sono già fuori da due ore. Se non le beviamo dopo diventano calde. Ma porca puttana Dennis, forse tu non hai capito la gravità della situazione. Siamo in un posto che non conosciamo, isolati da tutto e da tutti, con la macchina a secco e tu pensi solo a bere. Cosa? Incredibile, incredibile! Budino, vieni qua! Devi sentire. Senti, senti! Sa di luppolo, è schiumosa, ha una nata fruttata che permane sulla lingua. È buona, eh? Buona, sì, però io veramente dovrei andare, sai, la natura chiama. E allora? Digli di aspettare. Ma io dovrei andare in bagno. Ah, sempre a scherzare, Budino? Mi scusi, signore? Signore, guardi che questa è proprietà privata. Signore, ma mi sente? Grande Giove. Diavolo sei? Ehi! Cazzo, Eddie, non mi avevi detto che portavi un amico? Grande Giove, Danny, sei visto come l'ha preso? Cazzo, era steccato forte. Siamo usciti per venirvi a cercare e li abbiamo trovati qui davanti che ci fissavano. Non hanno un'aria amichevole. Decisamente no. Thank you.
dirmi cosa diavolo sono questi? Io non li ho invitati. Dalton, che facciamo? Quello che dovevamo fare prima, andarcene da questo posto. Avete visto che faccia avevano? Sembravano non provenire neanche da questo mondo. Secondo te cosa sono, Dalton? Non lo so, ma ora dovremmo andarcene. E se ce ne fossero altri? Speriamo di no. Ne dubito. Non penso che abbiano tattiche d'attacco a turno o cose simili. Sembrano abbastanza primitivi. Ma ora basta parlare, andiamo via. Dennis, cosa stai facendo? Solo un brindisino. Metti giù il bicchiere, A noi? Sì, perché è proprio una bella festa. Ci sono tutti i miei amici, è piena d'azione. È vero, ma ora dobbiamo andarcene. Perché non ti stai divertendo? Piantala, Dennis. Non capisci che ci hai quasi fatto uccidere da quei cazzo di... Zombie! Ehi, non dire così. Cosa? Così? La parola con la Z, non dirla. E perché no? Perché è una cosa ridicola. Smettila, cazzo! Questo non è un gioco, Dennis! Abbiamo appena rischiato di essere fatti a pezzi da una banda di mostri, o che cazzo ne so! Ora prendiamo le taniche di benzina e ce ne andiamo, hai capito? E la nostra festa? La nostra festa? Eccola la nostra festa! Eccola la nostra festa! Ti diverti a questa festa? Ti stai divertendo? Ma questo è il nostro cerchio dell'amicizia! No, il cerchio si è rotto, ancora tanti anni fa. Nessuno è venuto qui perché è tuo amico. Ci hai abbindolati tutti con i tuoi discorsetti. Sei rimasto uguale a come eri 10 anni fa, non sei cresciuto. Ti comporti ancora da teenager, ma non lo sei. È solo per mascherare la verità. E la verità è che sei un fallito. Grazie per la sincerità. Will the circle be unbroken by and by, by and by? Is a better home awaiting in the sky, in the sky? Quello che aveva investito prima. Beh, se sei qui per i soldi, pedala. Ehi, ma che fai? Amico, ma che cazzo fai? Adesso basta, rompere i coglioni! Serve un capannone più grande.
Sono stato troppo duro. Hai detto qualcosa, Dalton? Sì, ecco, io non volevo ferire i suoi sentimenti. Non pensavo davvero tutto quello che ho detto. Non è affatto un fallito. Io sono un fallito. Io faccio un lavoro che odio, vivo in una città che odio. Se la felicità ti rende un vincente, beh, Dennis lo è. Non è vero. Non ho combinato niente. Sono rimasto uguale a 10 anni fa. Mi hai portato fin qui, mi hai fatto rischiare la vita e... No, Dennis, mi hai aperto gli occhi. Mi hai fatto vedere il mondo in un'ottica completamente diversa. Mi hai fatto capire valori come quello dell'amicizia. Non mi sono mai sentito più vivo di ora. Dalton ha ragione. Grazie, Dennis. È vero, Dennis. Non mi sono mai divertito così tanto. Grazie, amici. No, grazie a te, Dennis. Dov'è la macchina? Ecco, c'è stato un piccolo problema. E sarebbe? Ecco, ho rifornito la macchina, sì, ma un'orda di zombie mi ha visto e ha iniziato a correre dietro. Ma tu sei riuscito a seminarli, vero? Ecco, non penso. Cosa? Come i vecchi tempi? Come i vecchi tempi. Benvenuti al The Country. Ora, so
Ok, adesso basta però, ragazzi. Non vi sembra di aver fatto abbastanza festa? Marcus, deve capire che... No, siete voi che dovete capire. Voi e le vostre fottute fabbriche dovete capire. Volete sapere cosa sta accadendo qui a Redwood? Veramente noi... Ma silenzio! Dovete sapere che 7 anni fa il sindaco di questo villaggio emanò un ordine di costruire una serie di fabbriche a energia nucleare. Il nucleare è buono, dicevano. Il nucleare non comporta rischi, ma dà solo vantaggi. Da sempre l'economia del nostro paese era ancorata all'agricoltura. Vivevamo mangiando sano. Non c'erano costi di importazione e non avevamo problemi con gli alimenti. Ma poi, come un'enorme nube nera e letale, è arrivata l'industrializzazione. E tutti quei nobili contadini che avevano sofferto e sudato per mantenere il proprio paese si sono ritrovati messi da parte, scartati al posto delle enormi ciminiere e dei loro prodotti confezionati. Sapete il sindaco come ci chiamò? Rifiuti del passato, a noi che eravamo stati i padri fondatori dell'industria stessa. Così di lì a poco siamo rimasti senza soldi, senza lavoro, e le fabbriche continuavano a pompare, coprendo il cielo di morte. Le emanazioni contaminarono la terra, da dove crescevano le verdure che noi contadini mangiamo. Non avendo altre possibilità, ci cibammo quei prodotti coltivati solo da noi. Come avete fatto a sopravvivere? L'uomo povero ha i giorni lunghi. Ma questo ciclo vizioso non ci ha uccisi, no! Ma ci ha portati a tramutarci in orrende creature, vittime dell'inquinamento terrestre. Ma solo dopo la mezzanotte. Mi scusi, ma non siamo dopo mezzanotte. Allora perché ci hanno attaccato? Dovete sapere che sono attratti da due cose: il buio e l'odore del loro sangue. Sangue. No, non c'è stato nessun riconoscimento. No. Dopo secoli di onorato lavoro, premiano il chirurgo plastico, i cantanti, i politici. A noi hanno solo mentito. Come scriveva Verga? L'ortaggio? No, Giovanni Verga, lo scrittore. Conosci Verga, vero Dennis? Certo. Allora sai come strutturava i suoi romanzi? Artificio della regressione. Si portava allo stesso livello dei suoi protagonisti. Si portava ad osservare il mondo. Così facendo non poteva leggere il pensiero. Non poteva sapere come sarebbe andata. Ma poteva capire e far capire al lettore come si viveva in quel contesto. Tutti voi ci guardate dall'alto, dalle vostre classi sociali. Eh sì, magari provate un po' di pietà. Ma poi la vostra vita continua incuranti della nostra miseria sociale, della nostra povertà. Che ve ne importa a voi se noi moriamo? A voi importa l'ultimo modello di scarpe o l'ultimo cellulare uscito? Avete perso lo spirito di sacrificio e di impegno che noi avevamo. E questo sta portando a un veloce e inesorabile sventolamento della terra. Verga aveva ricavato la legge che regola il destino della povera gente. Allora quando uno di quei piccoli vuole staccarsi dai suoi, o per vaghezza dell'ignoto, o per brama di meglio, o curiosità di mondo, da pesce vorace che egli è, se lo ingoiò, e con lui i suoi prossimi. Ora, prima che vi uccida, avete qualcosa da dire? Sì, solo una cosa. Chi cazzo è Verga? Cosa? Ci vediamo
questo? Che stai facendo? Ecco. Anche se io avrei preferito un'ottima bistecca. Dopo tutto quello che è successo, è già tanto se ho mangiato. Vi è piaciuta l'insalata? Sì. Sì. Era molto buona. Bene, sapete, la prendiamo in un paesino qui vicino. Che paesino? E io che cazzo ne so? Grande Giove, Dennis, cosa facciamo? Miss Marple, ragazzi, qualcosa mi dice che siamo per ballare il rock and roll. Balliamo allora.